vita presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. Si gioca una battaglia decisiva questa mattina a Terni, non è una battaglia decisiva solamente per le acciaierie, non è una battaglia decisiva solamente per la città di Terni o per i lavoratori di Terni, è una battaglia per l'Umbria, una battaglia per la siderurgia italiana. Pensate che un terzo del PIL della nostra regione passa lungo questa strada, passa attraverso le acciaierie di Terni. Quello che regola l'economia della nostra regione, la ricchezza della nostra regione, è qui, nelle acciaierie di Terni. E adesso i finlandesi decidono di fare spezzatino, di spezzettare quello che è la fabbrica ternana. Non è tanto lo spezzettare, non è tanto il distruggere in questo modo la fabbrica, è renderla invendibile, è renderla inoperativa, è renderla incapace di poter produrre e soprattutto di poter vendere ed essere competitiva sul mercato. Una battaglia che non si gioca a Terni ma che si gioca sui tavoli di Bruxelles. E questa volta il Premier Monti, quell'uomo che abbiamo sempre elogiato, capace di essere persona importante, di rispetto, di autorevolezza nel panorama europeo, questa volta dovrà dirci di che pasta è fatto Mario Monti. Se è capace di puntare piedi, di battere pugni sul tavolo, oppure fino adesso ci hanno raccontato solamente delle enormi bugie. Vedremo se Mario Monti è Mario Monti o se è un uomo che è uguale a 100 altri governi che abbiamo avuto fino adesso. Cominciamo subito, alle 9 presto, poi so che lei deve andare via per andare ad un incontro e speriamo che sia importante e fruttuoso. La preoccupazione è per tutti, no Presidente? No, è una preoccupazione molto forte, non devo spiegare all'Umbria e agli Umbri l'importanza di questa industria direttamente per il peso che ha nell'occupazione, nella ricerca, nell'export, ma anche per l'indotto che questa industria genera di piccole e medie imprese connesse. Quindi è normale che ci sia una risposta molto forte ed unitaria dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, ma anche delle istituzioni e della società regionale Umbra, perché c'è diffusa consapevolezza non solo nelle istituzioni ma anche nella società che questa vicenda non riguarda soltanto i lavoratori di questa azienda e questa città, ma riguarda il futuro complessivo di questa regione. Pensiamo anche che in questa fase la Commissione europea si debba occupare di come mantenere competitive le sue industrie e di come mantenere l'occupazione, motivo per il quale non ci convincono le norme astratte delle regole della concorrenza. Abbiamo un governo forte ed autorevole, soprattutto nei confronti dell'Europa, può far sentire in maniera molto pesante la sua voce e speriamo che questo accadrà. E poi dobbiamo dire con molta chiarezza da qui ai prossimi giorni che la società finlandese, che ha presentato una sua proposta unilaterale diversa da quella che ha presentato alle istituzioni italiane, al governo italiano, ai sindacati, ritiri questa proposta che è ad anni soltanto del sito industriale di Terni e che si possa ragionare su altre possibili soluzioni anche negli assetti proprietari di questa industria. Adesso spetta Mario Monti comunque l'unica possibilità che abbiamo di battere i pugni sul tavolo e dire no, questa volta no. Il governo attraverso il ministro Passera ha detto esplicitamente che si occuperà direttamente anche con quella funzione di persuasione che può svolgere nei confronti della società finlandese, ma credo anche nei confronti delle valutazioni che fa la Commissione europea. So che ha parlato il Presidente. Ma lei, Presidente,
è ternano e quindi è il primo ad essere interessato da una situazione di questo genere. Ricordiamoci che sono 15.000 persone che potrebbero nel giro di pochi mesi tribolare non poco. Ma credo che qui non si tratti di essere ternano o no, forse io da ternano la sento di più, ma in questo momento non è il momento né delle polemiche né delle strumentalizzazioni né delle divisioni. Questo è un momento difficile per la città di Terni, un momento difficile per la regione dell'Umbria e dico anche per il nostro paese, per l'Italia. Credo che noi oggi paghiamo la non autorevolezza di un vecchio governo e il fatto di aver dato per scontato un anno e mezzo fa, che solo la presenza e solo alcuni accordi fatti in quel momento potessero in qualche maniera significare che tutto era a posto, oggi siamo a vedere che forse è stato a posto per la Germania e per la Finlandia, ma non per noi. Dunque una maggiore autorevolezza del governo di ieri forse ci avrebbe permesso di non arrivare a questo punto. Oggi comunque non è il tempo né del rammarico né del guardare indietro, dobbiamo pretendere che questo governo, appunto, che è molto autorevole in Europa, faccia rispettare ciò che deve essere rispettato, la dignità dei lavoratori, la dignità di una nazione e la dignità di una regione e della città di Terni. È una partita difficile questa, non ci si può scherzare sopra, ma credo che noi, oltre alla solidarietà, caro ex sindaco, ma io lo ricordo ancora come sindaco, adesso si tratta di spingere sul governo e che il governo ci dica veramente se ci sono delle buone punte per segnare un gol. Ma è proprio così, del resto questa è una grande vicenda che non è ternana, è minimo umbra e nazionale, per cui merita un impegno che è a questo livello del governo nazionale e della stessa Commissione europea. Lei pensa che Monti sia capace oggi di battere i pugni sul tavolo con la Merkel e dire così non va? Beh, sulla carta le capacità ce l'ha, deve dimostrare la volontà ed essere fermo su un punto, anche perché noi non parliamo di un'azienda decotta, parliamo di un punto di eccellenza a livello europeo. Se non le battesse oggi le mani, sorge il dubbio perché non le batta. Oppure sei tu che ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci sei trovato anche la morte. Sono io, oppure sei tu, ma sono io, oppure sei tu. Alzati che si sta alzando, la canzone è popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Alzati che si sta alzando, la canzone è popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Il problema è che non basta qui farsi sentire, il problema è poi dopo quello che succederà a Bruxelles. No, ma infatti l'importante però di questa manifestazione, che è una battaglia di carattere nazionale, è fondamentale che oltre che Terni ci sia sostanzialmente tutta l'Umbria del lavoro. È evidente che abbiamo chiesto al governo nazionale di farsi carico di una vicenda che ha una dimensione appunto nazionale, per mantenere l'integrità del sito di Terni e la sua dimensione multinazionale, evitando la finanziarizzazione del gruppo. Quindi non ci fermeremo ad oggi. Un terzo del PIL passa per questa strada. Sì, una parte molto rilevante. È chiaro che questa è appunto una battaglia che riguarda tutta l'Umbria, non possiamo assolutamente accettare che esca nemmeno un bullone da questa azienda, quindi deve essere mantenuta l'integrità del sito, questo è il messaggio fondamentale. E siccome chiederemo all'Europa e al governo nazionale di svolgere la sua funzione fino in fondo, perché la Germania e la Finlandia spesso bacchettano l'Italia perché non saremmo virtuosi, in questo caso è la Germania e la Finlandia che dimostrano di non esserlo, perché appunto rispetto a un'eccellenza industriale come Terni non possono avere un atteggiamento da rapina, Germania e Finlandia. Non c'è pace per questa terra, caro assessore. Una volta la Basel, una volta Novelli, una volta l'acciaieria, sembra quasi che tocca trasferire l'ufficio qua. Questa volta è ancora, se possibile, diverso e peggio, perché qui sta in discussione una prospettiva di lavoro di un'azienda produttiva e competitiva.
su cui si sono addensati comportamenti che nulla hanno a che vedere con la correttezza istituzionale, di mercato, delle logiche, ma tendente esclusivamente a penalizzare il sistema produttivo italiano. Noi facciamo una battaglia per difendere Terni e l'Umbria, ma poniamo un problema di prospettiva per l'Italia. Qui non siamo, con tutto il rispetto, l'Alcoa, qui siamo una eccellenza strategica che si vuole mettere in difficoltà per penalizzare l'Italia e favorire altri interessi economici, e credo che per questo è diverso, per questo chiediamo al governo in sede di Commissione europea di mettere sul piatto con tutta l'autorevolezza di cui è capace il problema della struttura produttiva italiana. Ed è chiaro che Terni e l'Umbria questa battaglia la fanno fino in fondo, come sempre, nel loro interesse e nell'interesse di tutto il paese. Hai detto e vai Terni, come per dire dobbiamo venirne fuori da questa situazione. Certo, questo penso sia la cosa principale per tutti quanti, per questa comunità, per l'Umbria intera e per l'Italia. Come si è arrivati a questa situazione? È possibile che i finlandesi, queste teste enormi che sono capaci di comperarsi i tedeschi, sbagliano così tanto? Questo è un dubbio che abbiamo tutti. Ora speriamo di approfondire questa questione e di capire veramente fino in fondo cosa c'è in mezzo a tutta questa questione, di tutti questi annunci. Ora, questo è il nostro compito, nostro insieme alle istituzioni, insieme a tutti quanti, di cercare di capire prima possibile. È una generazione giovanissima quella dell'acciaieria. È una generazione giovane, ma nonostante questo è una generazione che ha preso consapevolezza della situazione e di quello che potrà accadere se non solo questa città perde questo sito, ma se tutta l'Italia non mette come punto fondamentale l'industria e il lavoro. Certo che ci chiediamo tutti come diamine ci siamo arrivati, no? Sti finlandesi, bravi, intelligenti, ricchi, e poi sbagliano a fare i conti? Ma io non so se hanno sbagliato a fare i conti, può darsi che hanno anche fatto i conti fin da allora. La cosa che è incomprensibile è che in qualche modo sul piano generale è che l'Europa possa permettere di indebolire, diciamo, i suoi punti di forza. Questo è un punto di forza di Terni, perché ha le maestranze, della nostra regione perché fa PIL regionale, della nostra nazione, ma questo è un punto di forza europeo. Cioè l'Europa, che dovrebbe difendere il lavoro, dovrebbe difendere, voglio dire, i suoi punti di eccellenza che possono essere competitivi su un mercato globale sempre più aggressivo, e decide, diciamo, in qualche modo di smettere un luogo strategico di produzione. Quindi questo è fondamentale. Poi gli atteggiamenti dei finlandesi, l'atteggiamento in qualche modo passivo in questo momento dei tedeschi, che comunque, voglio dire, sono stati sempre intorno a questa questione. Noi eravamo in febbraio ben contenti di un progetto industriale, il profilo industriale di questa multinazionale, l'idea di creare, voglio dire, un polo straordinariamente importante e competitivo quale è il nostro, con gli investimenti fatti in questi anni, con le risorse, con questi giovani che si sono inseriti in questi anni straordinariamente nel ciclo produttivo. Il discorso è che poi il fatto che comunque si chiudeva la parte fusoria in Germania di Krefeld, qualche sospetto in qualche modo poteva pure anche a Merkel non poteva permetterlo una cosa, no? Però ecco, noi adesso dobbiamo far leva da un lato su un'azione forte dei lavoratori, della città, della regione, e dall'altro qui serve un impegno straordinario del governo nazionale. Il governo nazionale deve difendere uno dei pochi punti di eccellenza che ha in questo paese, e quindi qui deve scendere in campo con quell'autorevolezza che fino ad oggi non ha dimostrato e che deve quindi dimostrare, io penso, con una presenza in prima persona di Monti. Monti è stato ministro, diciamo, per la concorrenza, è stato, diciamo, il responsabile a livello europeo per molti anni sulla concorrenza. Lui sa come muoversi, conosce da un lato le regole e dall'altro le modalità attraverso le quali si possono affrontare che è, no? E deve dimostrare che questo paese ha a cuore le sorti, voglio dire, delle sue, voglio dire, poche
punti di forza, voglio dire, della nostra, del nostro paese, voglio dire. Quindi questo sarebbe effettivamente una cosa gravissima, non sviluppare un'attenzione straordinaria su questo, e questo è quello che noi chiediamo. Non c'è colore politico oggi, perché qui se chiudiamo bianchi, rossi, verdi o neri andiamo tutti a casa, UGL. In modo unitario non c'è colore, come dicevi bene tu, fra i lavoratori, per l'occupazione e per le acciaierie del nostro territorio, un territorio non solo ternano, ma umbro, nazionale. Acciai Speciali Terni è sinonimo di Acciai Speciali Italia, e unici in Europa e unici nel mondo. Possibile che i tedeschi siano così forti da mettere i bastoni nelle ruote? I tedeschi hanno giocato una partita forse dettata dai forti debiti che hanno accumulato, e forse gli sta riuscendo bene questa partita, ma non hanno fatto bene i conti con le acciaierie di Terni, con i lavoratori, con i sindacati e le istituzioni, perché io credo che le istituzioni, che siano tecniche o siano politiche, avranno modo di potersi far valere. L'Italia, Industria Italia, il nostro paese è uno ancora dei primari nello scenario mondiale, ma è anche europeo. Non c'è colore politico, no? FIOM, CGL, CISL, UIL, UGL, e qui bisogna tirar fuori, come si dice, a Terni le palle, perché altrimenti andiamo a casa tutti. Esatto, lo abbiamo detto anche nelle assemblee, il sindacato ha fatto quadrato, abbiamo fatto quadrato insieme alle istituzioni, al governo, oggi sono qui con noi. Con questa manifestazione chiediamo la solidarietà di tutta la città, perché questa comunità è in grado di difendere questo sito se lascia perdere i colori e se sa fare quello che sempre ha fatto. Nel 2008 ci fu una grande manifestazione, un anno di scioperi per quella stessa torre che oggi vogliono smontare e portare via. 700.000 euro di investimenti, e Terni rispose: chiudiamo oggi per non chiudere per sempre. Siamo ancora con quella paura addosso, Claudio? Non è quella paura, è una paura peggiore. Purtroppo, perché nel 2005 parlavamo di una produzione, oggi parliamo della messa in discussione di tutto il sito di Terni, perché questo sito di eccellenza, se viene mutilato e se si disperdono quegli investimenti fatti grazie alle lotte che i lavoratori hanno fatto e hanno portato a casa, questo sito non è più strategico e nell'arco di 3 o 4 anni rischia la chiusura definitiva. L'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia. È un momento, Presidente, che non è bello per nessuno. Ci vogliono levare la provincia, ci vogliono levare le acciaierie, abbiamo il problema con la Novelli. Ma in che mondo ci vogliono far vivere, Presidente? Ma è un mondo sempre più difficile. L'importante però, come dire, è cercare di tenere la barra dritta, non farsi travolgere dagli eventi e cercare di affrontare le questioni, perché non tutto è scontato. Gli esiti delle vicende spesso dipendono anche da come vengono gestite, e in questo caso pure siamo di fronte a un'azienda molto molto solida dal punto di vista industriale. Il tentativo è di smantellarla per eliminare la concorrenza. Quindi abbiamo i requisiti perché questa azienda, e tutte le condizioni perché possa essere rimessa sul mercato nella sua integrità, con l'obiettivo di lanciarla ancora più forte. Ovviamente la battaglia è difficilissima,
perché a livello comunitario la cosa è complicata, ci sono dei giochi politici che riguardano paesi forti e ben stretti nelle loro alleanze, non dobbiamo però, come dire, mollare, dobbiamo chiedere al governo che ci sia il massimo dell'impegno. Io penso che ce la possiamo pure fare, ma sicuramente dipenderà molto da come ci sapremo muovere, possibilmente tutti insieme e nel modo più incisivo possibile. Quello che sorprende è che sono tanti giovani, una popolazione di lavoratori trentenni, trentacinquenni. Lasciarli a casa significa ucciderli tutti, signor sindaco. Ma significa uccidere la città, perché noi sappiamo che l'acciaieria è il cuore della città e se muore l'acciaieria muore Terni. I lavoratori che sono qui sono giovani, sono entrati negli ultimi anni grazie alla legge sull'amianto, ai prepensionamenti concordati nelle vicende del magnetico. Sono una classe operaia colta, capace, competente, che anche secondo i dirigenti tedeschi che fino a poco fa stavano a Terni erano i migliori lavoratori che lui avesse mai trovato. E quindi noi pensiamo che un governo saggio non può non difendere un sito produttivo che non necessita di aiuti statali, non necessita di contributi a carico dei cittadini, che sa fare da solo ma che non vuole essere smembrato, diviso e venduto. Stanno dicendo dalle parole ai fatti. È certo che oggi i fatti sono grigi, ma non dipende da noi, dipende da questo governo che ci ha sempre detto di essere forte, importante e autorevole, e adesso lo deve dimostrare. E noi dobbiamo pretendere che lo dimostri. È una partita dura, difficile, che non possiamo permetterci da perdere. Ma è possibile che i tedeschi hanno così tanta forza, nonostante che abbiano detto vendiamo perché non avevano più liquidità, imporre all'Europa scelte così assurde, chiudere un sito come Terni che è vanto per l'Europa stessa? Beh, il problema vero è che l'Italia deve essere forte, quindi dobbiamo pretendere dal governo, dai parlamentari europei, da tutti quelli che hanno voce in capitolo, di battersi per difendere gli interessi dell'Italia e di Terni. Mi sarei immaginato tutto, ma meno di poter intervistare mio fratello sindacalista in una giornata preoccupante come questa. I fratelli servono a questo, eh? I fratelli servono a questo, ma siccome i fratelli servono a questo, io vorrei capire anche perché questi grandi finlandesi che spendono 2 miliardi e 700 milioni di euro danno le martellate alla grande industria tedesca, questa capacità straordinaria delle fucine tedesche, delle fonderie tedesche, la ThyssenKrupp, e poi tutto di un tratto rinunciano a 2 miliardi e 700 milioni di euro per quale strategia? È incomprensibile. Nell'arco di poco più 6 mesi hanno cambiato 3 volte la strategia. Prima eravamo i meglio dei meglio, poi ci hanno detto: guardate che per essere meglio dei meglio dovete rinunciare a un braccio. Adesso ci hanno detto, è l'ultima proposta che fanno perché su questo deciderà la Commissione Antitrust Europea, siete talmente bravi che vi vendiamo, però non zani, a pezzi. Quindi praticamente abbiamo comprato, come si dice a Terni, il porco intero e pensiamo di farne guadagno o ricavato vendendone pezzo a pezzo invece di gustarselo intero, insomma. Sì, anche perché per i ragazzi che stanno scioperando, per la città, per la provincia, per la regione, questa è l'ultima spiaggia. Non ci sono ammortizzatori sociali che possono risolvere il problema dell'eventuale disoccupazione di 1, 10 o 100 mila che saranno. 15.000 in tutti saranno, tra famiglie, lavoratori, indotto. Qualche lira di più. Qualche lira di più. 30.000. E una città come Terni, con 30.000 abitanti che non lavorano, di che campa? Assistenza sanitaria? No, non credo. Io penso che in una situazione come questa non sarà solo un problema per Terni, sarà un problema per tutta l'Umbria. Questa fabbrica rende il 20% del prodotto interno lordo dell'intera regione, quindi significa meno occupazione, meno servizi, meno tasse, meno scuola, meno sanità, un problema per tutti.
Mario Monti è questo grande manager della politica italiana, è l'uomo rispettato che noi abbiamo scelto per rappresentarci in Europa, è l'uomo che ha fatto parte della Commissione Antitrust, è l'uomo che ha fatto parte della grande Europa. E adesso o batte i pugni lui o andiamo tutti a casa. Il problema è che con molta probabilità non basterà lui. Noi abbiamo l'assoluta necessità di guadagnare tempo e dobbiamo assolutamente bloccare le decisioni della Comunità Europea, della Commissione Antitrust, perché se non facciamo questo noi non arriviamo eventualmente alla fine dell'anno. Appuntamento per il 16 di novembre, se si slittasse tutto a gennaio già potrebbe essere qualcosa. Bisogna stare attento perché qualsiasi slittamento non deve coincidere con le elezioni italiane, perché cambierà con molta probabilità forse il governo, forse gli attori, e rimarranno i problemi solo nostri. Vale la pena tra sindacato adesso fare la battaglia o non capire che siamo tutti quanti con la materia organica arrivata fino al collo? Il problema è che ce ne siamo accorti abbastanza tardi, quando l'analisi che facevamo noi come organizzazioni sindacali lanciava preoccupazioni a destra e a sinistra, tutti ci dispensavano camomilla. Eravamo i migliori, i più grandi, ciclo integrato, ma nessuno per esperienza, perché la siderurgia, soprattutto l'acciaio inossidabile, significa esperienza, avevano colto fino in fondo quali erano i messaggi che dovevano essere raccolti. Il rischio c'era, non ce ne eravamo resi conto, soprattutto la politica nostra. Quello che mi preoccupa è che l'Europa è lontana e spesso chi ci dovrebbe rappresentare forse rappresenta solo se stesso. E adesso abbiamo finito questa intervista e possiamo dire via le male lingue. Via le male lingue. Una giornata di partecipazione con tante presenze, operai dell'acciaieria, del tubificio, di tutte le collegate, di coloro che sanno che quell'azienda, se verrà fatto spezzatino, non resisterà e non esisterà soprattutto più. L'avete sentito dalle parole dei sindacalisti, dei politici. Non abbiamo voluto mettere il nome di nessuno di quei politici, di quei sindacalisti, perché non c'è colore politico, non c'è bandiera politica, non c'è bandiera di appartenenza. Si deve lavorare tutti insieme per poter ottenere un unico importante traguardo, quello del mantenimento di un polo di eccellenza come le acciaierie di Terni, perché siano il vanto non di una città, non di una provincia, non di una regione, ma dell'Italia stessa. Si gioca una battaglia più importante di quella che tutti possono immaginare. È la battaglia del rispetto di noi italiani, il rispetto della nostra nazione, il rispetto del nostro lavoro, alla faccia di quello che impone l'Europa, di quello che dice l'Europa e quello che vuole l'Europa. Alla fine della manifestazione gli operai hanno cercato di salire tutti in prefettura per parlare con il prefetto, ma solamente una piccola delegazione è stata ricevuta per far sapere quelle che sono le preoccupazioni, quelle che sono le aspettative. Cercare di trovare l'impegno di tutti e la volontà di impegnarsi da parte di tutti. Queste sono state le immagini di questa giornata, di una giornata che sentiva la sua tristezza addosso per la paura che non ci sia più l'acciaieria a Terni. E noi speriamo che questa sorta di piccoli tafferugli che ci sono stati, questa volontà di protestare, di dire la propria, di essere presente comunque in questa situazione, sia solamente il segnale di un disagio forte e sentito di una generazione di trentenni, di ragazzi estremamente giovani che hanno davanti una vita e un futuro e che già da domani potrebbero non averlo più. Speriamo che questo servizio serva, che possano vederlo in tanti, che possano essere in tanti a poterlo condividere e a poterlo divulgare, perché ci possiamo ricordare di questa giornata di protesta e di coinvolgimento tutti insieme, perché tutti abbiamo fatto qualcosa perché si potesse ottenere qualcosa di importante. Da parte di Giampiero Tasso e di Pasquale Punzi che hanno curato questo servizio, il ringraziamento di averci seguito, di essere stati con noi.